Bifulco pezzo di M, mele, bastardo, Altieri, devi morire. Queste le frasi scoperte sulla porta dei bagni all'interno dell'azienda EMA, destinatari delle gravi minacce, Gaetano Altieri, segretario della UILM, e le RSU aziendali della stessa sigla sindacale. Un fatto increscioso che si è verificato nell'azienda di Morra de Sanctis, fiore all'occhiello del comparto produttivo irpino. L'episodio è destinato ad avere strascichi. Altieri ha infatti presentato denuncia contro ignoti. Sarà difficile identificare gli autori o l'autore di quelle scritte. Un aiuto potrebbe forse arrivare però dalle telecamere interne all'azienda. Ottavio Giordano ha raggiunto telefonicamente il segretario Gaetano Altieri. Si capisce che c'è un clima di tensione, io credo generato soprattutto dalla direzione aziendale, che da tempo sostiene che io voglia far chiudere l'azienda solo perché io ho portato all'attenzione dell'ispettorato del lavoro alcune incongruenze che ci sono state rispetto all'utilizzo di tirocinanti e le indagini sono ancora in corso. Ovviamente si sta alimentando un clima dell'odio nei confronti della UILM solo perché il sindacato, io lo voglio ricordare, rivendica i diritti dei lavoratori e ha la titolarità per restituire ai lavoratori discriminati quelli che sono appunto i loro diritti. Quindi io credo che sia una, diciamo, conseguenza di un'azione che anche l'azienda sta mettendo in campo, demonizzando l'atteggiamento della UILM e facendolo passare come irresponsabile anziché come quello di un sindacato che legittimamente rivendica i diritti dei lavoratori. Mi sono recato in quest'ora e ovviamente ho denunciato tutto l'episodio, perché mi sembra giusto che queste cose non vengano prese sotto gamba, perché non vorrei neanche ritrovarmi in una condizione dove, andando a fare un'assemblea, qualche pazzo per accreditarsi nei confronti dell'azienda ci mette anche le mani addosso.